Questa mattina il nucleo investigativo di Asti ha dato esecuzione a 12 ordinanze di custodia cautelare. L'operazione che si è svolta in mattinata è lo sviluppo dell'operazione Barbarossa portata a termine nel 2018 sempre dal nucleo investigativo e ha permesso di assicurare alla giustizia, di individuare e assicurare alla giustizia gli autori di efferati reati, quali il tentato omicidio a carico di un cittadino albanese nel 2017 ad Asti e tre rapine in villa commesse da questi soggetti arrestati, qualificandosi quali appartenenti alle forze dell'ordine e commesse nei territori delle province di Cuneo ed Alessandria. Inoltre, gli arrestati avevano la disponibilità di numerose armi da fuoco che non hanno esitato ad utilizzare a scopi estorsivi o minatori e che poi ovviamente hanno utilizzato anche in occasione del tentato omicidio per cui si procede e sono stati arrestati.